Pierburg sta facendo un grandissimo lavoro qua da Livorno, sono circa 300 dipendenti, considerando i 260 dipendenti a tempo indeterminato e una 40-50 di persone che fanno parte dell'indotto. E io che con Luca Salvetti ho una quotidiana frequentazione, parliamo di cultura con Effetto Venezia, parliamo di beni culturali con la sistemazione della Fortezza Vecchia e della Nuova, parliamo naturalmente di energia con Eni, parliamo di porto con la Darsen Europa e tutto ciò che sta significando lo sviluppo portuale livornese, ma Livorno è anche manifattura, anche nei settori cruciali dove l'energia ci porta alla transizione ecologica, e Pierburg su questo è davvero un riferimento, perché significa dalle pompe per un motore tradizionale passare a quello che è il sistema elettrico delle pompe specifiche, e quindi questo è uno stabilimento che, grazie alla capacità dei dirigenti che sono qui, al know-how che Pierburg da un punto di vista tecnologico riesce a esprimere, ci sentiamo davvero un punto di riferimento nel sistema manifatturiero toscano. Io ringrazio per l'intesa che oggi si va a assumere, e insieme a Luca Salvetti saremo molto presenti, perché possiamo intorno a Pierburg sviluppare tutta una serie di attività, anche perché Pierburg fa parte di un gruppo molto importante di 24.000 dipendenti che illustriamo nella nostra prospettiva, diciamo, di possibilità che si possono aprire in futuro. Del resto siamo sempre più Europa, la crisi ucraina ci sta facendo sentire non più un continente ma un'unica nazione, e quindi Italia, Germania sono tutt'uno nello sviluppo industriale che coinvolge e guarda le nuove generazioni. Grazie a Paolo Tedeschi per aver fatto il lavoro che come tecnico della regione ha portato a compimento oggi.